Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi è un video speciale perché parliamo di San Valentino, delle idee e regalo da fare a San Valentino. In special modo ve ne do 20 e siccome sono 20 iniziamo subito. Un regalo carino da fare sarebbe una cornice dove poi al suo interno potete andare a mettere una vostra foto insieme oppure delle piccole foto che vi ricordano un momento speciale. Stessa idea però in modo digitale, potete andare a regalare una cornice digitale dove poter andare a mettere una scheda e al suo interno mettere tante foto, un tot di foto che poi pian piano scorrono. È un bel regalo anche perché è la stessa cornice ma varia la foto e quindi insomma non vi stancherete mai di guardare quelle foto che pian piano scorrono. Altro regalo carino da fare sarebbe passare una giornata alla spa, modo carino per stare insieme, rilassarvi, passare una giornata senza pensare ad altre cose e passate appunto tutta la giornata insieme solo per voi, dedicata a voi. Se non siete tipi da spa ma siete tipi da cinema, andate a vedervi un film. Una cosa carina sarebbe appunto andare al cinema a vedere un film che stanno facendo in questo periodo e vedervelo, insomma godervi un po' la serata. Parlavamo prima delle cornici sia normale che digitale. Adesso però parliamo di un album di fotografie, un album carino che potrete trovare ovunque. Vi metto comunque alcuni link qui sotto in info box di Amazon, dove ho trovato alcune cose e ve li linko appunto giù in info box. Su Amazon ci sono davvero tantissimi album dedicati a San Valentino, comunque dedicati alle coppie. Ci sono quegli album in legno oppure con lo sfondo nero dove voi potete attaccare la foto e scrivere con un pennarello bianco il ricordo insomma di quella foto, che cosa è successo eccetera eccetera. Molto bello perché non solo avrete la foto ma avrete anche la descrizione tipo oggi è successo tot, è stato bellissimo perché eccetera eccetera. Significa che pensate a quella persona e dedicate a quella persona del tempo che invece potevate comprare un album e basta, invece no, voi siete stati lì a fare qualcosa a mano per quella persona. Secondo me è ancora più significativa questa cosa. Un altro regalo carino da fare a San Valentino sarebbe regalare al vostro fidanzato o alla vostra fidanzata un biglietto per un concerto di un cantante che piace tantissimo a entrambi. Si passa sia del tempo insieme ascoltando un cantante che vi piace tantissimo e che magari non avete visto mai dal vivo. Parliamo adesso di alcuni regali che potete personalizzare sia su internet sia anche dal fotografo e scegliere per esempio una tazza, un cuscino, un calendario e personalizzarlo. Sembrano banali ma invece non lo sono. Perché non regalare una colazione? La cosa carina sarebbe andare al bar sotto casa dove sapete che lui o lei va spesso a comprare un determinato cornetto o un'altra cosa, prendere le cose che gli piacciono, suonare sotto casa e portargliele e quindi poi approfittarne e fare una bella colazione tutti insieme. Questa sarebbe una cosa molto carina da fare. Parlando di cena, vi consiglio di preparare una cena a casa per lui o per lei. È una cosa molto ma molto carina perché fate vedere all'altra persona che avete speso del tempo per preparargli insomma una cena molto buona. Se a San Valentino ci sarà un bellissimo sole, un'idea carina da fare sarebbe andarsene in campagna, farvi una passeggiata e fare un picnic tutte e due insomma lì in campagna. Certo, non è sempre fattibile perché febbraio è ancora inverno, non si sa mai, però tutto può succedere. Io per esempio ieri ero col maglione e il maglione l'ho dovuto mettere subito a lavare perché ieri c'erano 19 gradi, quindi può succedere. Altra idea carina da regalare al vostro fidanzato o alla vostra fidanzata sarebbe un portachiavi di coppia. Per portachiavi di coppia intendo quei portachiavi tipo cuore spezzato che poi si uniscono, oppure dei portachiavi più simbolici perché magari, non lo so, vivete già insieme e quindi volete dei portachiavi particolari che vi rappresentano entrambi ma che nel frattempo sono complementari. Se siete amanti dei film potete regalare un proiettore per l'iPhone o comunque per un telefono, per uno smartphone. È un'idea molto economica, molto carina, che trovate su Amazon e appunto potrete vedervi il film con uno schermo grandissimo. Parlando di tazze, un'altra tazza carina non personalizzata con delle foto potrebbe essere una tazza con un cuore nero che poi andando a mettere il latte caldo o qualcosa di caldo come per esempio il tè
si colora pian piano questo cuore, si colora invece di nero diventa rosso. Questa è un'idea molto carina pure da regalare. Mi pare che la trovate su Amazon, mi pare di sì, di averla vista lì, e vi lascio sempre il link. Un'altra idea carina e originale sarebbe quella di regalare un salvadanaio per simboleggiare un qualcosa da fare insieme, come per esempio un viaggio, oppure comprarvi casa, comprarvi macchina, fare un qualcosa insieme che significa molto per tutte e due, e regalare quel salvadanaio specificando appunto la cosa che volete andare a fare, la cosa che volete andare a comprare, a prendere, eccetera. Parlando di salvadanaio, parliamo anche di viaggi, infatti ne avevo parlato prima. Potete andare a regalare direttamente un viaggio, poi lì dipende molto anche la situazione economica, può essere un viaggio di 4 giorni, 5 giorni, come può essere un viaggio di 2 giorni, un giorno, insomma, lì dipende da voi, però ci sono davvero tante mete. Gli ultimi 4 regali che vi volevo proporre sono dei regali fatti totalmente a mano, come per esempio degli origami che rappresentano degli animali o qualcosa che simboleggi qualcosa per voi, un origami a forma di cuore. Su YouTube ci sono davvero tantissimi tutorial su come fare un origami in diversi modi, con diversi cartoncini, davvero tantissimi. Invece degli origami potete anche realizzare dei bigliettini in 3D, tridimensionali, sia accompagnati dal regalo, sia invece se il regalo è il biglietto stesso. Non pensate che sia un regalo stupido, ma come solo un bigliettino. No, a volte un biglietto vale più di mille regali. Un altro regalo carino fatto a mano che potrebbe essere veramente apprezzato può essere un barattolo con tantissimi bigliettini al suo interno, dove voi potrete andare a scrivere delle frasi, delle dediche, delle citazioni di canzoni, di poesia che piacciono all'altra persona e che comunque la possono rendere felice. Una cosa carina sarebbe mettere appunto al suo interno, magari non un barattolino, un barattolo più grande, mettere al suo interno 365 bigliettini piccolini e lui o lei giorno dopo giorno apre un bigliettino e legge una frase che voi avete scritto. Potreste anche scrivere dei piccoli ricordi di qualche evento, per esempio mi ricordo quella volta che è successo questa cosa, e così lui giorno dopo giorno pesca un bigliettino e già la giornata inizia pienamente bene. Un'altra idea veramente originale sarebbe quella di comprare una cornice, però non una cornice come quella che vi ho detto prima, ma una cornice spessa, dove all'interno potete andare a mettere ovviamente cose piccole, ma potete andare a mettere qualcosa di vostro o che comunque rappresenta qualcosa per voi molto importante. Io per esempio ho un quadro del genere, ovvero questo piccolo quadretto dove vedete è spesso, appunto qua dietro c'è appiccicata questo foglietto ovviamente all'interno, e poi ci sono questi due orsacchiotti. Questo qui non me l'ha regalato il mio ragazzo, me l'ha regalato mio zio, ma non l'ha fatto lui, l'ha già comunque comprato, ma comunque si trovano, e se non si trova già fatto si trova predisposto per essere poi fatto dalla persona e personalizzato. So che all'IKEA per esempio lo vendono, anche se veramente non l'ho mai comprato. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, spero che vi abbia dato delle idee per San Valentino. Ho cercato di darvela adesso che siamo ancora ai primi di febbraio, perché così se volete acquistare qualcosa su Amazon o comunque su un sito online almeno riuscite a far arrivare il regalo in tempo. Ho dimenticato di dire all'inizio che oltre a questo video potete guardare anche i miei video precedenti di Natale, dove appunto vi parlavo dei regali per Natale per lei, per lui, per le coppie, per gli amici, insomma lì ci sono dei regali un pochino più generali ma che comunque possono andare bene lo stesso. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, lasciate anche un commento giù per farmi sapere quale regalo vi è piaciuto di più, se userete qualche mia idea o se già avete fatto il regalo di San Valentino. Se sì, ditemi quale, perché io sono a corto di idee, non so ancora quale fare, devo un attimo decidere. Quindi fatemi sapere voi che ne pensate, iscrivetevi al canale per non perdervi gli altri video. Ho intenzione di realizzare un make up per San Valentino e un make up, anzi più di un make up, dedicato a Carnevale, quindi ritorniamo come ottobre a make up artistici. Se non mi seguite sugli altri miei social mi trovate con dina.risino scritto piccolo su Instagram e TikTok. Detto questo io vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e noi ci vedremo a un prossimo video. Ciao!